Ciao a tutti, siamo in prossimità del Ponte Forlanini, leggermente a valle sulla riva sinistra. Ok, vi faccio vedere qui tutto quello che c'è. Allora, innanzitutto, incominciamo con estintori. Guardate qua, quanti ce n'è? Ce n'è 2, 4, 6, io per il momento ne vedo 6. Poi dopo che cosa abbiamo? Canaline elettriche, diametro 30, guardate che vi do anche il diametro, eh? Poi dopo cosa abbiamo di altro? Abbiamo delle lampade a neon, perché probabilmente non troveranno più i neon, diciamo, allora li tolgono e li buttano. Dove buttare? Non certo in una discarica che dovrebbero dare la provenienza. Allora che cosa si fa? Si va in riva al fiume e si butta. Vedete qua? Guardate qui quanta roba c'è. Quante lampade a neon. Vedete? Cioè qua sono tutte lampade a neon. Poi dopo abbiamo anche il massimo, guardate, abbiamo anche uno striscione di evviva il parroco, eh? Guardate, guardate magari da dove arriva la roba, eh? Qui se qualcuno che deve controllare, da notare che deve controllare, che deve fare il suo lavoro, qua viene a sapere da dove arriva la provenienza di tutto sto materiale. Guardate qui, c'ho un cartello. Allora, in questo punto qui è, adesso vi faccio vedere bene, vietato usare fiamme libere, depositare sostanze infiammabili, parcheggiare automezzi a GPL, eseguire riparazioni a caldo e prove motori e fumare. Allora, adesso mi spiego il perché di questo. Vedete? Vedete qua? Ecco perché il motivo di tutti questi estintori. Se per caso prende fuoco, noi abbiamo gli estintori che possiamo spegnere, eh? Allora io adesso da questo punto, che là abbiamo, vedete, il ponte Forlanini, poco più a valle abbiamo la zona Grindolato, perché poi andremo nel territorio di Pavone, eh? Questo io ringrazio chi ha buttato, no? E grazie per averci dato un po' di lavoro e avermi dato la possibilità di fare questo video. Ok? Io vi saluto dal fiume Tanaro, io vi saluto e ci si vede in un altro video. Ciao a tutti!